abbiamo F, abbiamo la situazione precedente, non la sto a riscritto qua, non metto qua solo. Abbiamo T, poi abbiamo A componente T. Abbiamo F appartenenti a C1 di A, quindi F definito su A ha valori in R di classe C1. Cosa vogliamo andare a fare? Possiamo voler andare a fare l'integrale su T di df in dx calcolabile xy, ricordatevi che stiamo nel gruppo di una funzione di due variabili in dx di y, questo è uguale all'integrale sulla frontiera di t di f per quello che chiameremo μ1 in ds. Chi è μ1? Qua andremo a definire il versore tangente e il versore normale. Il versore tangente si chiamerà tau, il versore normale si chiamerà μ tau. Sembra un'altra cosa. Il versore tangente sarà univoco, il versore normale ce ne stanno due perché sarebbero ortogonali a quello tangente. Uno che punta verso l'interno dell'insieme e uno che punta verso l'esterno. Mi è il versore della normale esterna, cioè quella che punta verso l'esterno dell'insieme. Mi 1 sarà la mia componente. Questo è altrettanto uguale, questa formula è ancora più significativa, come dt più di f di xy in dy. Allora guardate che passare da questa scrittura a questa scrittura è un semplice fatto, almeno visivamente, di semplificazione. Cioè la notazione è stata costruita in maniera tale che il teorema funziona se semplifica. Cioè, che devi semplificare? Allora, tu qua semplifichi dx e dx. Poi ti rimane f di y. Che cos'è f di y? F di y è una forma differenziale. Come sono fatte le forme differenziali in R2? Saranno il primo coefficiente per dx più il secondo coefficiente per dy, perché le proiezioni sono solo dx e dy. Quindi questa forma differenziale di f è 0 dx più f dx, okay? Ma uno dice, quando ho semplificato mi rimane un d, questo d lo prendo e lo metto vicino, quindi diventa dt. Quindi vedete, anche la forma anche la notazione per la frontiera è stata fatta apposta per queste formule. È stata fatta apposta per queste formule, vuol dire che sono importanti queste formule. E poi perché più? Qua nell'integrale delle forme differenziali conta il verso di percorrenza. Perché diciamo, come faccio ad accorgermi dalla semplificazione che il verso di percorrenza è positivo? Beh, perché se tu scrivi la formula in modo naturale, in R2 in modo naturale significa mettere prima dx, poi dx, e qua ci metti dx, tu vedi che stai semplificando cose che stanno vicino. La seconda formula di Gauss-Green, integrale esteso a t, di df in dy di xy in dx dy, è uguale all'integrale sulla frontiera di t di f per μ in dx, che è uguale all'integrale
costa niente, assolutamente, però è un modo mnemonico per ricordarsi dove ci devo mettere il segno mente. Quindi questa è l'affermazione di Gauss Green. Adesso, per dimostrare queste formule, abbiamo un lungo percorso. Prima dimostriamo, andiamo a scrivere tutto quello che ci serve per calcolare questo integrale. Quindi in particolare ci servono mu e mu. Poi andiamo a scrivere questo integrale, facciamo vedere che sono uguali. Poi andiamo a scrivere questo integrale, facciamo vedere che sono uguali. Poi andiamo a scrivere questo integrale, facciamo vedere che è uguale a questi due. E poi l'ultima sarà questo, che sarà uguale a questi due. Chiaro l'ordine? Prima dobbiamo ricavare mu e mu. Dopo dobbiamo andare a scrivere questi quattro integrali e fare vedere a coppie che sono uguali. Poi dimostriamo la seconda forma di Gauss-Green, che è quella immediata, più facile, e poi dimostriamo la prima. Quindi non c'è nulla di complicato, basta semplicemente applicare le definizioni. Va bene? Va bene. Allora, dimostrazione. Allora, andiamo qua a scrivere, lo facciamo entrare tau, ammettiamo delle delimitazioni così. Allora, primo tra chi è tau? Chi è tau? Tau è il versore tangente. Il versore tangente significa che devo fare il vettore tangente 1 alfa primo di t fratto la radice di 1 più alfa primo di t. Lo devo normalizzare, se deve essere un versore deve essere diviso per la forma. Chi è ni? Ni non è altro che un vettore ortogonale a questo. Per avere un vettore ortogonale in R2 è facilissimo, basta scambiare le componenti e cambiare il segno a uno delle due. Quale devo cambiare segno? A quale devo cambiare segno? Alla seconda. Per quale motivo? Beh, lo vedete che D punta verso il basso? La seconda, quindi, componente deve essere negativa. Come lo girate e girate, la seconda componente di ni deve essere negativa. Quello, ricordatevi che è un grafico di funzione, quindi non può arrivare in verticale. Ok? Quindi questo è tau e questo è ni sul primo tratto. Sul secondo tratto è molto più semplice, che tau, quando vado a derivare qua, è 0,1. Secondo tratto, tau uguale 0,1. E chi è ni? È 1, 0. Ni, quello esterno, punta verso destra. Quindi è 1, a 0 cambi segno, ma tanto è 0, rimane 0. Sul terzo tratto, tau è 1. Alfa primo, beta primo di t fratto la radice di 1 più beta primo di t al quadrato. E chi è ni? È meno beta primo di t più 1, anzi a 1, fratto la radice di 1 beta primo di t al quadrato. Mi questa volta punta verso l'alto, ok? Tenete conto del fatto che qua vedete il vettore tangente, qua va sempre il versore tangente va sempre verso destra, sia qua che qua. La normale esterna qua va di su, là va di sopra, perché è definito dal fatto che deve essere esterna, cioè quella che punta verso l'esterno dell'insieme. E questo fatto tiene conto del segno che cambia da quest'altra parte.
col verso di percorrenza. Quarto tratto, tau è uguale anche qui a 0,1, perché io quando derivo viene 0,1, ma mi stavolta è uguale a meno 1,0, perché sul tratto di sinistra, il quarto tratto, la normale esterna, per essere appunto esterna, deve puntare verso sinistra. Ok? Quindi questi sono tau e sono ni. Adesso cominciamo ad andare a scrivere. Adesso dimostriamo, facciamo così, cambiamo leggermente l'ordine, dimostriamo prima la seconda forma, così ce la togliamo dai piedi. Perché dimostriamo la seconda formula prima? Beh, potete notare che ni2 in due casi è 0. Quindi, quando andrò a scrivere l'integrale adesso devo scrivere 4 integrali e sommarli. Perché? Devo fare l'integrale lungo i 4 tratti e li devo sommare. Ma quando andrò a fare questo, se ni2 è 0 in due occasioni, qua mi verranno soltanto due addendi. Chiaro? E quindi il mio lavoro sarà semplificato. Allora andiamo a scrivere. Integrale su dt di f di 2 in ds uguale. Allora cominciamo a scrivere l'integrale sul primo tratto. Sul primo tratto ho l'integrale tra a e b di f di t alfa di t. E quale motivo? Devo fare f di f di t. T vale tra a e b. F di t è t alfa di t. Per ni2, ma ni2 è meno 1 fratto la radice di 1 più alfa primo di t al quadrato per ds. Ma chi è ds? Ds è esattamente la stessa radice e poi ci devo mettere. Poi abbiamo integrale sul secondo tratto. Sul secondo tratto è inutile che lo vada a fare perché ni2 è 0, quindi integrale sul secondo tratto non c'è. Non scrivo, non lo imposto neanche, tanto dovrò impostarlo per quanto riguarda l'altra formula, quindi diciamo è inutile impostarlo perché gli altri pezzi ci saranno, ma poi c'è un pezzo moltiplicato che fa 0. Quindi vado a scrivere semplicemente l'integrale lungo il terzo tratto a e b di f di t beta di t per ni2, ni2 è 1 fratto la radice di 1 più beta primo di t al quadrato per la radice di 1 più beta primo di t al quadrato in dt. Quindi andando a fare il quarto tratto come il secondo è 0. Quindi andando a semplificare, qua mi viene integrale tra a e b di f di t beta di t meno f di t alfa di t in dt. Questo è il risultato del primo integrale, diciamo del primo dei due integrali di stanotte. Andiamo adesso a fare l'integrale della forma differenziale. Adesso devo fare l'integrale su dt più, su dt meno di f di xy in dy. Ripeto, lo scrivo qua sotto, poi lo cancello. Una forma differenziale omega in due variabili è a di xy dx, diciamo a1 di xy dx più a2 di xy dy. Nel nostro caso a1 fa 0 e a2 fa f. Quindi il nostro integrale come si va a fare? Questo è l'integrale tra a e b di f di
verso positivo, siccome la devo percorrere in verso negativo, es
diciamo, cercherò di scrivere un po' più piccole le radici, perché tanto so che si semplificano. Quindi, per quanto riguarda la prima formula, ho integrale esteso, comincio col secondo integrale, poi faccio il terzo e poi faccio il primo, esteso a dt di f per n1 in ds. Questo è uguale l'integrale tra a e b di f di t alfa di t. Poi mi devo andare a prendere n1, ma stavolta n1 è alfa primo di t fratto la radice di 1 più alfa primo di t al quadrato, per la stessa radice di 1 più alfa primo t al quadrato in dt, e questo è il primo grado, più integrale tra alfa di b e beta di b di f di bt a n1, stavolta è 1, quindi in dt. Poi devo scrivere, allora qua si semplifica, vabbè, questo lo facciamo dopo. Poi più integrale tra alfa di a e beta di a di f di t, scusate, tra a e b di nuovo, tra a e b di nuovo, di f di t beta di t per il meno beta primo di t fratto la radice di 1 più beta primo di t al quadrato per la stessa radice 1 più beta primo di t al quadrato in dt. Poi scrivo direttamente meno integrale tra alfa di a e beta di a di f di a t in dt. Ok? Perché qua n1 è meno beta primo e qua n1 è meno 1. Quindi se voglio adesso scrivere di nuovo semplificando, qua avrò l'integrale tra a e b di f di t beta, facciamo così, f di t alfa di t alfa primo di meno f di t beta di t beta primo di t in dt, più, vado a capo qua, più a l'integrale tra alfa di a, alfa di b e beta di b di f di b t in dt, meno l'integrale tra alfa di a e beta di a di f di a in dt. Quindi stavolta i pezzi sono 4, due li ho potuto accoppiare, gli altri due no, perché due sono integrali sullo stesso intervallo. Adesso andiamo a fare l'integrale dt di f, stavolta sì, in dy, di f di x, in dy, percorso immerso positivo questa volta. Allora, chi è? Questo è l'integrale tra a e b di f di primo tratto t alfa di t per dy, ma chi è dy questa volta? Alfa primo di t dt. Devo cambiare segno? No, perché il verso di percorrenza è così. Poi, secondo tratto, integrale tra alfa di b
in dx uguale a dt. Devo cambiare segno? No, perché il verso di percorrenza è quello giusto. Poi avrò più integrale tra a e b di f di t beta di t, chi è dy beta primo di t di t. Devo cambiare segno? Sì, quindi metto meno, perché il verso di percorrenza era orario e quindi era negativo. Poi devo fare meno l'integrale tra alfa di a e beta di a di f di a t dx uguale a dt, però il meno ce l'ho messo in virtù del fatto che il verso di percorrenza qua è orario e quindi devo cambiare il segno, che è esattamente lo stesso integrale di a. Ok? Bene. Allora, risparmiando un po' di spazio con un po' di fatica, ci siamo garantiti abbastanza spazio per... Adesso qual è il problema? È che il mio integrale doppio esteso a t di df in dx xy in dx dy lo posso scrivere come l'integrale tra a e b dell'integrale tra alfa di x e beta di x di df in dx, poi ancora integrata in dx. Ok? Allora, qual è il problema? Il problema è che stavolta io sto integrando in dx, mentre questa è la derivata di dx. Come si fa? È molto semplice. Allora, questa qui è una funzione, scusate, qua dx, detto bene, dopo l'integrale di x, quindi questa è una funzione della sola x, ok? Però questa funzione della sola x è parente a un'altra funzione della sola x che scrivo qui. Mi ricavo un po' di spazio qui. Allora, prendiamo g di x uguale l'integrale tra alfa di x e beta di x di f di xy in dy. Chi è g' di x? Questo esercizio l'abbiamo già fatto. G' di x è uguale all'integrale tra alfa di x e beta di x di df in dx xy in dy più f di x beta di x beta primo di x meno f di x alfa di x alfa beta di x. Questo è l'esercizio che abbiamo fatto una decina di giorni fa. Allora, utilizzando questo esercizio, questo integrale a chi è uguale? A g' e questi due li devo portare dall'altra parte. Quindi qua posso scrivere che questo è uguale all'integrale tra a e b di g' di x in dx più integrale tra a e b di f di x alfa primo alfa di x alfa primo di x in dx meno tra sì, meno integrale tra a e b di f di x beta di x beta primo di x in dx uguale a
conosciuto, questo pezzo qua già ci sta. Quindi bisogna vedere che il primo pezzo sia questo. Cioè questo, deve fare questo. Perché là gli altri due integrali già ci stanno. Quindi questo è uguale a l'integrale di g di primo di x, che è g di x, valutato tra b ed a, fa g di b meno g di a più quel secondo pezzo che abbiamo già calcolato. Ma chi è g di b? Per calcolare g di b basta mettere b al posto di x. Quindi questo è l'integrale tra a e b, scusate, tra alfa di b e beta di b, di f di b y in dy, più meno integrale tra alfa di a e beta di a, di f di a y in dy, più quel secondo pezzo che non vogliamo ricopiare più perché è già la quarta, terza volta. Professore, ma allora insegno più o meno a 2, no? Sì. Non devono essere scambiati davanti all'integrale. Il segno più e meno io li ho portati dall'altra parte. Quindi stavolta c'ho ragione. No, anzi, fate bene quando mi correggete. Allora, quindi, allora, questo ci sta, questo ci sta, questo ci sta, anche qua la stessa cosa, il teorema è dimostrato. Uno può dire, vabbè, ma qua c'hai la y, qua c'hai la y e qua c'hai la x, e là si chiama t. Non fa niente, quella è una variabile che ci sta, si chiama variabile di Müller, oppure in informatica chiamate variabile di servizio, ci stai facendo un integrale sopra, ok? Quindi sono variabili saturate e quindi come le chiami, ottieni sempre lo stesso risultato. Quindi questo è la fine della dimostrazione del teorema sulle formule di Gauss. Prima di fare un'altra piccola pausa, dopo facciamo esercizi, andiamo a far capire che le formule di Gauss-Green valgono per insiemi più generali, cioè praticamente in un certo qual senso valgono sempre, no? Diciamo che innanzitutto per poterle almeno capire noi bisogna che ci sia la frontiera, cioè che l'insieme sia almeno localmente si possa scrivere con una curva. Poi vedremo più avanti il teorema del Dini, date le condizioni sufficienti affinché questo sia possibile. Però quello che voglio far capire sono due o tre cose. Vediamo un po'. Voi sapete che già dall'anno scorso ho la passione per gli insiemi. Allora, vediamo un po'. Se qua vediamo un po'. Andiamo a fare la normale esterna e la normale interna. Allora, queste sono le due normali in questo punto. Questo è il mio insieme, lo... Ah, ci sta pure il gesso colorato, giusto? Lo coloro. Vabbè, che cambia la vita. È un rosa pallido. No, sono andato a colorare quello sbagliato. Allora,
partiamo dall'esterno, quindi se ho sbagliato dico soltanto, no, no, poi. Allora, questo è il mio enzima, quello rosa. Allora, la domanda è: qual è la normale esterna? Questa di sotto o questa di sotto? Qual è, questa o questa? È chiaro a tutti che è quella di sotto? Non guardate dove è a terra, anche se è normalizzata a lunghezza 1. Bisogna vedere localmente se va verso l'esterno o va verso l'interno. Questa va verso l'esterno. Questa, anche se va la punta del vettore a terra fuori dell'insieme, questa è la punta del vettore a terra dentro l'insieme, questa localmente va verso l'esterno e quest'altra localmente va verso l'interno. Quindi quella che punta verso l'interno, che punta verso l'esterno. Quindi la normale esterna è questa qua. Questo è il primo fatto. Questo è banale, ma lo dico perché se no la gente si confonde. Poi, andiamo a fare un insieme così. Allora, su questo insieme le formule di Gauss-Green valgono? La risposta è sì. Perché? Allora, noi possiamo dividere questo insieme in vari insiemi. Allora, andiamo a vedere che
che cosa succede? Quando vado a fare l'integrale lungo i vari tratti, lungo quando vado a sommare questi, i tratti esterni di frontiera percorsi in mezzo antiorario, guardate che appartengono solo a un tratto. Per esempio, questo pezzo di frontiera qui appartiene solo a D5. Quindi, quando li vado a sommare, gli integrali lungo la frontiera esterna rimangono integrali lungo la frontiera di D5. E cosa accade agli altri tratti? Prendiamo un pezzo di frontiera, diciamo, di con I, che però sia interna a D. Per esempio, prendiamo questo tratto qua, o questo tratto qua. Allora, questo tratto qua, mi sono dimenticato di... mi ero dimenticato di inserire. Però, non cambia niente. Ok, allora prendiamo il pezzo di frontiera che sta tra D4 e D5. Ora, questo pezzo di frontiera, guardate, quando io percorro la frontiera di D5 in senso antiorario, io lo sto, vabbè, non mi interessa il senso del pezzo antiorario o orario, mi interessa la normale, perché sto facendo il primo integrale di D5. La normale a 4, quella esterna punta verso 5. La normale a 5, esterna punta verso 4, quindi sono due normali opposte. Quindi quando li vado a sommare quei pezzi, mi porteranno due segni opposti, uno nell'integrale quando lo faccio sulla frontiera di D4 e l'altro nell'integrale quando lo faccio sulla frontiera di D5. Quindi che cosa succede? Che i due integrali si cancellano. Quindi tutti i pezzi di integrale lungo la frontiera interna, diciamo i pezzi di frontiera di D con I che sono interni a D, si cancellano. E tutti i pezzi di integrale lungo la frontiera esterna rimangono. E quindi andando a sommare, qua vi trovate l'integrale su D, qua vi trovate l'integrale esteso alla frontiera di F e N1 in destra, avete trovato la formula di Gauss-Green. Uno dice, ma questo vale per il primo integrale e il secondo integrale? Il secondo integrale dipende dal verso. Mettiamo il verso di percorrenza positivo. Allora, se vi andate a mettere il verso di percorrenza antiorario, vi trovate che tutti i pezzi esterni vengono percorsi in mezzo di percorrenza antiorario. Per quanto riguarda i pezzi interni, il pezzo di percorrenza antiorario lungo D4, quando percorro questo pezzo qui, me lo fa percorrere dal basso verso l'alto. Il pezzo di percorrenza antiorario lungo D5 me lo fa percorrere dall'alto verso il basso. Che significa che quando andrò a fare la mia sostituzione, andrò a calcolare l'integrale, un pezzetto di integrale mi verrà con due segni anche lì opposti. E quindi quando li vado a sommare se ne vanno, e quindi anche, diciamo, analogamente, qua abbiamo l'integrale esteso a D di più DF di XY di DY. Ok? Quindi abbiamo esattamente le stesse formule di Gauss-Green. Quindi basta, affinché le formule di Gauss-Green siano valide, basta che il mio insieme si possa spaccare il numero finito di insiemi che sono normali o rispetto all'asse X o rispetto all'asse Y. Quindi effettivamente la cosa funziona. In realtà si potrebbe dimostrare un altro teorema un po' più generale, che quindi le forme vanno ancora un po' più in generale, ma bisognerebbe usare la partizione dell'unità, e mi sembra una punizione inutilmente, diciamo, quella non me la faccio. La matematica si fa chiaramente, però l'ingegneria mi sembra esagerato fatta. Quindi tenete conto che in realtà, diciamo, le formule valgono in qualunque contesto riusciate a pensare. Ma ok, quindi questa è la situazione. C'avevo un'altra osservazione che però mi è sfuggita, ma non mi viene in mente. Se mi viene in mente più tardi, però adesso facciamo una pausa di 5 minuti.